E questa è la seconda parte di Soul Calibur 6, della mia serie Soul Calibur 6. Nella scorsa parte cosa è successo? Vabbè, tanto ciao, non l'ho detto, ma è sottinteso. Cosa è successo nella scorsa parte? Abbiamo incontrato Zazalam, abbiamo creato il nostro personaggio, che è Celia, l'automa donna combattente come Killick, ma ora cambierò lo stile di lotta perché è più bello. E adesso andiamo avanti. Chissà cosa vogliono dire queste immagini particolari e suscettibili. Quando aprii gli occhi, mi ritrovai davanti ad una scena impossibile. Fluttuava in uno spazio sconfinato, non c'era traccia del terreno e il cielo si estendeva per perdita d'occhio. Ah, fluttuavo io. Alcune macerie fluttuavano nelle vicinanze. Il pilastro spaccato di un tempio, una casa semidistrutta, una torre crollata. Strutture di ogni forma e dimensione, da ogni angolo del mondo. Al centro di tutto questo c'era un enorme vortice di luce. Osservai come veniva attratto un enorme edificio, con i mattoni che si sbriciolavano accelerando la loro corsa verso il bagliore. Un frammento raggiunse il centro, scomparendo senza emettere un suono. Wow! La bellezza della luce mi affascinava, ma allo stesso tempo mi riempiva di orrore il mio cuore. Senza me. Poco a poco, quella luce terribile mi stava risucchiando. Nonostante gli sforzi, non potevo liberarmi dalla sua morsa inesorabile. Lentamente, fin troppo, la distanza che ci separava diminuiva. Forse la mia anima era destinata a diventare tutt'uno con il caos astrale. Ma non mi sarei arresa al destino lasciandomi consumare da una luce portatrice di morte. Vai, Celia. Dovevo trovare la forza per sconfiggere il destino. Pam pam. La luce si stava avvicinando, quando due spade mi apparvero davanti all'improvviso. Mentre cercavo di raggiungerle, una voce ruppe il silenzio. Coloro che desiderano la forza devono compiere una scelta. Se credi nell'importanza della libertà e desideri il potere per seguire il tuo cammino, scegli la spada dorata. L'importanza della libertà. Se sostieni la virtù dell'armonia e della ragione e desideri il potere di riportare l'ordine in un mondo dominato dal caos, scegli la spada azzurra. Mi piace di più quella azzurra come descrizione, quindi quella azzurra. Afferrai la spada azzurra e fui attraversata da un'ondata di pace. E vai. Con la mente calma e i sensi acuti, sollevai la lama e colpii con rapidità la luce vorticante. La bilancia si è spostata verso bene, tra virgolette. Ah, ok, era la distinzione tra bene e male, non l'avevo neanche capito. Ma vabbè. Durante l'avventura dovrai compiere decisioni importanti in grado di cambiare il tuo destino. Tali scelte influenzeranno l'andamento della storia e cambiano l'equilibrio della bilancia dello spirito, un artefatto mistico che riflette lo stato della tua anima. In base alla posizione della bilancia potrai anche sbloccare missioni nascoste. Capito. E adesso direi che possiamo fare complici. Vediamo, cambia arma. Lingua dei draghi gemelli, movimento e immobilità. Boh, proviamo questa, la seconda, non so quale sia, ma va bene. Fuori dal ring disattivato. Ok, inizia partita. Sono contro un altro berserk? No. Ehi, stai bene? Fai attenzione a dove agiti quell'arma. Hai bevuto qualche bicchiere di troppo? Appena cosciente, non riuscivo a capire se l'incubo fosse finito. L'ombra di quello che sembrava un nemico si muoveva di fronte a me. Davanti, in realtà. Sembrava forte, robusto e armato. Impugnai l'arma, potevo solo combattere. Vacci piano, non voglio combattere. Beh, sembra che non abbia scelta. Combattiamo, misterioso uomo incontrato per caso. Chissà chi sei, mai sentito parlare prima di codesto individuo sospetto. Tra l'altro il caricamento è questa bussola, cos'è esattamente? Non lo capisco, ma va bene. E siamo contro Maxi livello 6. Ai. Ok, adesso ho quest'arma che io però non conosco. Muori Maxi livello 6. Ok, cosa sto facendo?
basta. Basta, calci in faccia. No! Sì, i calci in faccia ci sono ancora anche con quest'arma. Ok, forse è una mossa molto ottima quella che si fa così, però ci vuole tempo per caricarla, tipo. Boh. Ok, sì, forse ho capito un minimo. Quando sentite il rumore dei tasti, purtroppo sono costretto a tenere il joystick accanto al microfono. Ok, perché è finito lo scontro? Non l'avevo ancora battuto, giusto? Sei tornata in te? Non era un incubo, avevo combattuto davvero. Quando mi ripresi, vidi accanto a me un uomo amichevole dall'aria eroica. Sono Maxi, qual è il tuo nome? Riverai il mio nome a Maxi. Bel nome, tranquilla, non voglio derubarti o cose simili. Lo so, qua sarebbe divertentissimo se il nostro nome fosse qualcosa di orribile, però... Sai, sei in gamba. Per farti perdonare per avermi attaccato senza motivo, che ne dici di ascoltare quello che ho da dire? Proverevo. Non è nulla di preoccupante, è solo un'offerta di lavoro. A quanto detto da Maxi, gli abitanti di un vicino villaggio erano improvvisamente svaniti nel nulla. Quello stesso giorno si era formata una misteriosa voragine da cui erano uscite strane creature. Il possidente del luogo pensava fossero state loro ad attaccare gli abitanti e aveva chiesto di trovarle e sterminarle. Sono in gamba, quindi ho deciso di darti una mano. Ho accettato di dare una mano. Ma vogliono che mi occupi sia della voragine che delle creature. Proprio quando iniziavo a pensare di aver bisogno di aiuto ti ho incontrata. La ricompensa è più che succulenta di una bistacca al sangue. Questo non c'è. Che ne dici di fare a metà? La voragine misteriosa sembrava molto simile ad una fenditura astrale. Quando chiesi a Maxi in quale direzione si trovasse, indicò il punto dove era diretta. Quindi decisi di accettare la sua offerta. Bene, diamoci da fare, collega. Tese la mano con un sorriso carico di sicurezza. La strinsi con decisione in uno slancio di solidarietà. Se fossimo stati cattivi, come sarebbe andato? Ok, e vai. E non so... No, ok, non salgo più di 10.000 livelli ogni scontro. L'accampamento. Secondo, voglio vedere se vado nelle aree precedenti. Per esempio qua cosa mi dice? Niente. Ma se vado all'alba del viaggio? Niente, ok. Era tanto per essere sicuro che... Niente, accampamento. Avendo viaggiato in lungo e in largo, Maxi aveva tante storie da raccontare. Oggigiorno si sentono solo storie folli. A ovest del continente un nobile è improvvisamente impazzito. In un'altra città si è consumato un massacro che ha spazzato via l'intera popolazione, ma nessuno sa chi sia il responsabile. Chissà chi è. Una volta siamo stati anche attaccati da un gruppo di pazzi dagli occhi rossi. Pazzesco. Maxi era il capitano di una ciurma di pirati che viaggiava per il mondo. Eppure non parlava in modo aggressivo o minaccioso. Sai, ho dimenticato di chiederlo. Come mai sei in viaggio, Celia? Assicurandomi di non raccontargli troppo, gli dissi di dovermi occupare di una cosa presso la fenditura astrale creata dal seme maligno. Non ne ho mai sentito parlare. Qualcuno della mia ciurma potrebbe saperne qualcosa, però. Chiederò in giro. Sono a pezzi. È ora di prendersi una pausa. Ci vediamo domani mattina presto. Scioccata. Mi svegliai con un mal di testa incredibile, i frammenti dell'incubo ancora ben chiari nella mente. Quelli sono gli incubi che ha Celia. Come va? Hai gridato nel sonno? Ecco, bevi. Ringraziai Maxi dicendogli che era tutto a posto. Il mal di testa era passato, ma difficilmente avrei dormito ancora. Basta di queste scene inutili. Vabbè, sì, non inutili, però... Va. Auran. Ok, ma questo qua non è Auron. Vediamo, cambio di nuovo arma. Facciamo questa qua, le provo tutte così, tanto per dare un pizzico di brio. All'improvviso sentii una voce alle mie spalle.
Quando mi girai, trovai di fronte un ragazzo sorridente, fece un lieve cenno col capo. I miei omaggi, posso dedurre che anche voi state attraversando la foresta per andare a caccia di mostri? Sì, esatto, anche tu? Sì, mi chiamo Auran. Ho sentito anche altre persone che avevano accettato la missione, così ho pensato di presentarmi. Capisco, io sono Maxi, questa è la mia compagna di bravate Celia. Ho una proposta, perché non uniamo le forze? Quando ho accettato la missione volevo solo salvare le persone in difficoltà. Non avrei problemi a dividere con voi la ricompensa. Sembra una buona idea, ma dovrò mettere alla prova le tue capacità, te la senti? Sì, certamente, diamoci da fare. Ok, non immaginavo di dover leggere così tanto. Cioè, pensavo iniziando la serie che fosse proprio più legata al combattimento. Non mi dispiace, sto solo ragionando su questo fatto arcano, misterioso, pazzesco incubo frammenti. E siamo contro Auran livello 5, che non ricordo chi sia Auran. Sì, bellissima questa mossa. No, bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo. Non so cosa sto facendo, però è bello. Ero sperato che non si possa vedere dal campo. Me ne fanno presa, ok. Boom. Ok, calmiamoci. Perfetto, muori Auran. Ah, gli ho pure tolto la maglietta. Anche questo stile di lotta è fortissimo. È quello di Cervantes. Sì, ok, è quello di Cervantes. Preso. E ora parte questa scena. Boh, vabbè. Ancora non ci capisco tanto, però. Non so troppo bello. Sì. Muori stupido Auran livello 5. You win. Sarà convinto della mia forza, Auran? Hai vinto. Il tuo stile aggressivo è impressionante, lo ammetto. Anche tu non sei male. Dove hai imparato a usare quel bastone in quel modo? All'Lin Shen Su, insieme a mio fratello. Non so se l'ho letto bene. Ad essere sincero, avrei pensato di cavarmela meglio contro di te. No, sei andato bene. Dovrei essere io a chiederti di unire le forze. Sei d'accordo, vero Celia? Annuisci, scuoti la testa. Allora, noi siamo dalla parte del bene. Vabbè, andiamo, dai, poverino. Allora siamo d'accordo, Auran. Sei dei nostri. Benvenuto a bordo. Grazie per celebrare la nuova amicizia. Che ne dite delle famose torte lunari di Lin Shen Su? Nessuno dovrebbe combattere a stomaco vuoto. Ma certo, forza, Celia, dacci dentro. Comunque è il 1584. È bello perché ripercorriamo anche tutta la storia di Soul Calibur, come abbiamo visto nella scorsa parte. Soul Calibur. Torte lunare di Auran, ok. Hai ottenuto del cibo. Il cibo ha diversi effetti in missione e può aiutarti a vincere le battaglie. Prima di una missione, premendo quadrato, seleziona cibo, potrai scegliere quale cibo utilizzare. Assicurati di mangiare bene prima delle missioni. Va bene, ora c'è i qualificatori. Ah, ok. Si può mangiare però sempre tipo da qui. Vediamo, mangiamo. Il cibo è stato impostato. Rimuovi cibo. Recupero salute di 1,5, vabbè sì. Cambia arma anche se mi dispiace. Prendiamo ascia pesante. Che so a quale personaggio appartiene, mi piace parecchio. Fermi, cosa ci fate qui? L'area più avanti è sotto la sorveglianza dei qualificatori. Chi non ha l'autorizzazione a procedere non potrà accedere. Qualificatori? Li ho sentiti nominare in alcune storie recenti, qualcosa sul salvataggio dell'umanità. Basta chiacchiere, andate via. Siamo qui a caccia di mostri. Se vi state occupando della nostra stessa missione, sarebbe utile a tutti lavorare insieme. Credi che sia nato ieri? Volete solo raggiungere la fenditura astrale. Appartiene al Lord Azuel. Che io sia dannato se vi lascerò passare.
Celia è sorpresa. Una fenditura astrale. Non è quella di cui mi hai parlato, Celia? Lo sapevo. Daniel. Queste canaglie vogliono ostacolare i piani di Lord Azuel. Uccidiamoli prima del suo arrivo. Furioso, l'uomo impugnò l'arma. Aspetta, Valtro. Se la prenderà con noi, se attaccheremo delle persone. L'uomo emise un lungo sospiro e, con l'arma rivolta verso di noi, continuò a parlare. Non vogliamo problemi, andate via. È per il vostro bene, se capite cosa intendo. Sembra che non cambieranno idea. Vuol dire che possiamo passare direttamente alla parte migliore. Sì, va bene, ok. Basta confabulare. Io, Valtro, ucciderò chiunque ostacolerà Lord Azuel. Come si dice, questo è quell'altro. Capito, questo è quell'altro, l'altro. Vabbè. Non faceva ridere di una tristezza infinita, ma adesso siamo contro Valtro, credo. Valtro e Daniel, che penso siano due nuovi personaggi, come anche Auran. Cioè, non lo so, potrebbero essere del 5, ma non li ricordo, no? Ok, questo Valtro completamente, non penso. Oh, lascia gigante! Sì! Muori, Valtro! E posso fare di nuovo questa mossa? Muori, Valtro. Fa malissimo, tra l'altro, questa mossa. E ora caccio in faccia. No, non glielo dai in faccia. Peccato, muori così, allora, una sciata sulla pancia. Avversario numero uno, rimanenti uno. Vabbè, penso che sia Daniel. Ok, caricamento. Che questo stile di lotta mi ricorda molto 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 un personaggio dei vecchi Soul Calibur. Penso che sia proprio quello. Ok. Io intanto ne approfitto per scoprire nuove mosse, sia chiarissimo. Smettere di girarmi attorno. Ok, vabbè. Quindi questa mossa dovrei vincere prima o poi. Oppure anche lui una sciata in pancia. Lui ha sciato in pancia, basta di colpirmi, muori. Celia, non risparmia nessuno, you win e vai. Credo sia meglio lasciar perdere, Valtro. Andiamo. Che siate maledetti, la prossima volta non vi salverete dalla mia lama. Vattene, tu e quel Valtro. Stando a quanto hanno detto, Lord Azuel non dovrebbe essere ancora arrivato. Andiamo avanti prima che le cose si complichino. Ok, tutto bene. Super mazza livello 4? Bene. Non so che dire. Hai ottenuto un'arma, puoi equipaggiare le armi ottenute. Accede all'arma del mio giocatore. Le armi possono avere vantaggi come potenza di attacco, tasso critico e bonus migliorati. Usa tutti gli strumenti del tuo arsenale per annientare i nemici che ti bloccano la via. Le armi che ottieni hanno restrizioni di livello. Non puoi equipaggiare armi di livello più alto rispetto a quello del tuo personaggio. Per equipaggiare armi migliori devi aumentare il livello del tuo personaggio completando le missioni. Alcuni cibi e alcune armi vantano bonus che possono aiutarti in battaglia, come danni combo più 10% e salute più 10%. Per essere attivati alcuni bonus richiedono il raggiungimento di determinate condizioni. Tali condizioni sono scritte in blu. Esempi di condizioni di attivazione del bonus su GR. Quando va a segno, vabbè. Insomma, non c'è bisogno di leggere tutto. Armi. Vediamo. Super mazza livello 4. Bonus al danno limitati. Ovviamente equipaggiamo questa. Va bene. Il potere che emergeva dalla profonda fenditura opprimeva l'intera area, assorbendo perfino i suoni circostanti. Quello è il buco di cui parlavano? Parlavano? Parlavano, cosa? Oh, andiamo, non è un buco qualsiasi. È preoccupante, non siamo in grado di gestirlo. Ehi, collega, è quello che stavi cercando? Annui. Maxi scosse la testa rassegnato. Sembra che le voci sull'apparizione dei mostri fossero vere. Con un lampo di luce, il guerriero emerse dalla fenditura astrale. Dopo aver emesso un potente ruggito, sguainò l'arma. Bene.
Grrgar. Ottimo, sapevo non sarebbe stato facile. Guar. Fanno sempre due versi questi mostri. E siamo di nuovo contro un berserker. Sarà di nuovo di livello 1, non credo. Vediamo di che livello è. Livello 8. Okay. I tuoi attacchi verticali e quelli del... quelli di nemici causano danni. Oddio no, questa mossa c'è sempre. Ok, voglio fare questo attacco perché era appunto. Ok. Era per essere sicuro che questa scena partisse ogni volta che faccio quella mossa. No! Cos'è successo? Vai! Celia, colpisci. Oh. Sì, scusa, ancora sono molto scarso. Vabbè, a parte che quest'arma non la potevo evitare perché... comunque non sono in generale bravissimo a questo gioco. Mi piace, ma non sono bravo. Aia, maledetto. Devo farti la presa. Sì, non ti tocco nemmeno e ti scaravento via. È il momento della super mossa. Aia. Aia. Vai Celia. Ok. Sarei potuto andare meglio, ma non sono andato meglio. You win, va. Ancora ho premuto pochi tasti, ne dovrei premere di più. Vabbè. Lo sanno tutti che in questi giochi all'inizio si premono tasti a caso, vero? Il guerriero abbattuto scomparve in un'esplosione di luce. Di nuovo esploso, sì. Ce l'abbiamo fatta? Uff, che accidenti era. Che accidenti era. La creatura sembrava umana, ma non ha lasciato alcuna traccia, come se fosse un fantasma. Le ferite che mi ha causato bastano e avanzano come tracce. Ok, ora cosa ne facciamo di questo buco? Fissando l'oscurità apparentemente infinita, immersi entrambe le mani nella fenditura. Ehi, che stai facendo? Il buco è svanito. Si può sapere cosa hai fatto? Raccontai tutto a Maxi e Aulan. Dopo una lunga pausa, Maxi annuì appena. Ok, non ho motivo di predubitare di te dopo ciò che ho appena visto. Sono d'accordo, nella mia vita ne ho viste di cose strane, ma mai nulla di simile. Come ti senti? La missione è compiuta, quindi potresti riposare un po' mentre controllo che la strada sia sicura. Io andrò a fare scorta d'acqua. Celia, qualche torta lunare ti aiuterà a riprenderti, serviti pure. Ok. Evviva, livello 5! Addirittura livello 6! Addirittura livello 7. Non mi dire. Ah, ok. Infatti. Beh, non era così complicato. I berserker danno molti punti esperienza. Biscotti a burro e cereali buoni. Infatti c'è scritto pure tra parentesi buono. L'uomo in nero? Cosa sarà mai? C'è da lottare, però quest'arma non mi fa impazzire. È troppo lenta. Prendiamo... oh, questa serza. Stavo riposando un po' dopo aver assorbito la fenditura astrale quando sentii dei passi che si avvicinavano. Poco dopo apparve un gruppo di persone vestite di nero. E allora l'associazione degli uomini in nero. E uomini in nero, veramente. La fenditura astrale è sparita. Immagino che quelli siano i responsabili. Cos'è successo? Non saprei, ma c'è qualcosa che non va. Penso che questo sia là il Lord. Potrebbe essere qualcosa in loro possesso. Dobbiamo occuparcene subito. State indietro. Quando l'uomo in nero impugnò la sua arma, un brivido mi corse lungo la schiena e percepì un'intensa sete di sangue. Wow. Non so chi sei, ma so che possiedi dei poteri innaturali. Mostrameli se hai il coraggio. Ho dei poteri innaturali io? Davvero? Davvero, uomo in nero? Ah, ho fatto anche la rima senza accorgermene. Forse avrei dovuto equipaggiare del cibo, vabbè. Vedrò di farcela anche senza.
Vediamo a che livello è questo uomo in nero. 10, noi siamo a livello 7. Ok, questo è lo stile di Valtro. Muori. No. Se lo prendeva, era bellissimo. Ok, fammi vedere qualche mossa, stupido tu. Ok, i calci mi piacciono. Ma dai, calci in faccia? Sì, più o meno. Ma gli faccio poco male io ho un'impressione. No, non si è fatto fare la presa. Ok, però gli ho fatto questo. Colpiscila, bravissima Celia. Ai, che questo è forte per intanto perché non gli faccio niente con ogni mossa. E lui invece mi distrugge. Ok. Non mi uccidere. Agliela. Presa. Vabbè, ci rinuncia a fargli la presa. Ok, meno male. Stavo per sconfiggerlo. Niente male. L'uomo abbassò la guardia e mise via l'arma, creando scompiglio fra i suoi compagni. Sei sicuro? Saggio permettere ad un estraneo di andarsene? Ho ottenuto le informazioni che volevo. Chiedigli perché ha attaccato. Boh, prima perché ha attaccato. Non vedi cosa sei diventata? Ehi, che succede? Ritirata. Signore. Signore! Maxi si precipitò verso di me, fissandomi a lungo prima di parlare. Stai bene? Cosa volevano? E perché erano vestiti in modo strano? Al suo ritorno, anche Auran si misti, accorse che qualcosa non andava. Ho trovato dell'acqua. È successo qualcosa mentre non c'ero? Sì, Celia è stata attaccata da un gruppo di gente strana. Un gruppo di gente strana, dei banditi? Non sembravano banditi, beh, almeno stiamo tutti bene. La strada dovrebbe essere libera, ma restiamo in guardia, quei tipi potrebbero tornare. Maledetti assassini schifosi. Sì, livello 8. Piano piano risaliamo la cima, arriveremo al livello 200 in men che non si dica. E si passa al capitolo 2, bilancia dello spirito. Ma, saluti addio, no, dovremmo dire addio a Max e a Auran, mi stavo affezionando. Comunque, ci vediamo nella prossima parte di Soul Calibur 6, in cui vedremo cosa c'è da scoprire nel secondo capitolo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Stupenda della vita del fantasma che esplode in un di luce e soprattutto commentate con quello che più vi piace e niente, ho detto tutto, quindi seguite tutti i link in descrizione perché se non lo fate non siete delle brave persone. Ciao.